vi farò vedere una ricetta top delle polpette al sugo vegan. Allora, in questa bowl, come prima cosa abbiamo tutte le verdure già tritate, sono carote, zucchine, melanzane, friggitelli, dopo c'è il macinato di soia e la paprika affumicata. Ragazzi, ascoltatemi bene. Se vedo che nei vostri profili reidratate il macinato di soia a parte, vi cancello da tutto, da tutti i profili. A parte gli scherzi, guardate bene questo video e vi insegnerò come insaporirlo al meglio. Come sempre mettiamo a scaldare circa un cucchiaio d'olio in padella per un minuto. Successivamente mettiamo tutto il trito che abbiamo fatto in precedenza dentro la padella. Vedete quello che vi dicevo prima? Il macinato deve reidratarsi in padella, ma non a parte, in padella con i liquidi che stanno rilasciando le verdure. Così si inizia già ad insaporire. Tra un pochino lo sfumeremo con del vino bianco. Circa mezzo bicchiere. Lasciamo evaporare tutto l'alcol. Quando non sentiamo più il sentore di alcol, vuol dire che il vino è totalmente evaporato, cioè la parte alcolica è evaporata e rimane solo il profumo, la parte aromatica. Allora, vi insegno un'altra cosina. In cucina ricordiamoci sempre che stiamo scaldando degli alimenti, quindi come dico sempre anche ai miei ragazzi, la cucina diventa chimica. Una volta che è sfumato totalmente un liquido, se ne aggiunge un altro. Non andiamo mai a sovrapporre dei liquidi. Facciamole lavorare piano piano le verdure. Adesso le portiamo a stracuocere, così riusciamo a fare bene bene le polpette e ci aiuteremo anche con un pochino di pan grattato, in questo caso senza glutine, e della farina di riso senza glutine. Quando arriverete a questo punto, praticamente che il liquido che avete messo dentro la padella è totalmente evaporato, saranno pronte. Le mettiamo in un contenitore e le lasciamo raffreddare. Tempo di cottura, avranno cotto circa 10-12 minuti. Adesso è fondamentale il riposo in frigo, quindi prendetevi un'oretta di tempo, lo lasciate riposare in frigo finché non si fredda bene bene. Quando il composto è quasi totalmente raffreddato, andiamo ad aggiungere la farina di riso e del grattugiato vegan. Io ho usato quello YoVeg, il gratì, ma un giorno vi insegnerò a farne un espresso da avere sempre a casa, pronto per l'uso. Dopo un'ora di riposo iniziamo a formare le polpettine. Quindi vedete il composto è perfetto, guardate che bella. Successivamente le andremo a passare nel pan grattato senza glutine. Guardate che bello. Ecco qua la polpetta fatta. La sigilliamo in padella e la passeremo nella salsa di pomodoro. Eccole qua, le polpette le ho tutte impanate, adesso vanno, come ho detto prima, sigillate in padella e dopo aggiungiamo la salsa di pomodoro e il basilico. Le polpette sono in padella, si stanno sigillando con un pochino d'olio, 3-4 minuti e sono pronte. Guardate che belle le polpettine, ora aggiungerò la salsa di pomodoro ed il basilico e le porterò a cottura per circa. Una volta aggiunta la salsa di pomodoro, la fate cuocere per circa 10-15 minuti e le polpette saranno perfettamente pronte, morbide al loro interno e quasi croccanti all'esterno. Guardate che meraviglia, hanno un profumo avvolgente e poi sono morbidi, succulenti. Ragazzi, questa è una mia versione. Le faccio anche tipo quelle della nonna, quindi col pane ammollato, o solo di zucchine, di melanzane, coi peperoni, di tutti i tipi. Questa è una mia versione, diciamo, base. Poi possiamo farle più avanti anche un pochino più articolate. Ciao a tutti e spero che vi siano piaciute.